Circa la situazione della cattedrale di Catanzaro, posso dire che è stata la mia preoccupazione principale sin dal primo momento in cui sono arrivato a Catanzaro e questi ultimi fatti e la caduta non solo di Carcinaccio, ma qualcosa di più. E ci spinge ancora una volta a levare il nostro grido perché la regione ci venga incontro. Per la verità, qualcosa, anche se con molta fatica, è stata già fatta e speriamo che questa sia la volta buona per poter mettere in sicurezza e farla ritornare ai suoi antichi splendori, proprio la cattedrale del capoluogo. Ed è l'unica cattedrale che ancora non ha avuto quell'attenzione che meritava. Dico coraggio, dico che ho fiducia, dico che ce la faremo e sono convinto che il Presidente Oliverio, anche in questa circostanza, sappia prendere le giuste misure, i giusti interventi, perché anche questa realtà, che non è un bene della semplice diocesi di Catanzaro, ma di tutta la Calabria, possa essere risolto.